Sì, salve, sono Max, un attivista storico di Milano, del Meetup di Milano, dal 2005, come organizzo eventi, a volte mi trovo in giro per l'Italia, il caso vuole che fossi nei paraggi. No, io sono qui per darvi un po' delle mie idee, come diceva qualcuno, nel senso che siamo al movimento della democrazia diretta, quindi prioritario è la democrazia diretta, che nel mondo è intesa solo in due modi, il bilancio partecipativo e il referendum svizzero. Siccome abbiamo una cinquantina di sindaci e solo il sindaco di Mira ha fatto il bilancio partecipativo e dei sindaci nostri in Sicilia, perché obbligati dalla legge regionale, però con dei budget piccolissimi, io invito voi che mi state, state andando al voto e quindi probabilmente andrete al ballottaggio, e siccome nel 90% dei casi vinciamo un ballottaggio, di non replicare l'esperienza degli altri sindaci, perché io penso che nei primi 100 giorni bisogna già mettere giù una tempistica per il bilancio partecipativo, a prescindere dal budget del comune, che sia 100 lire o un miliardo, perché il bilancio partecipativo nasce a Porto Alegre e da lì si è sviluppato in tutto il mondo, tranne che in Italia. E tant'è vero che a Parigi hanno budget 80 milioni di euro, addirittura in Cina, nella lontanissima Cina, 320 milioni di euro bilancio partecipativo a Chengdu, Cina. Il secondo strumento di democrazia diretta, immediatamente applicabile, è il referendum svizzero. Al confine con l'Italia c'è la Svizzera, che da 200 anni fa i referendum legislativi, cioè che sono legge un secondo dopo l'esito del referendum, non c'è quorum. Gli unici in Italia che spingono per il referendum svizzero sono i madrelingua tedeschi in Trentino Alto Adige, dato che avranno una assonanza culturale con la Svizzera, che è prevalentemente madrelingua tedesca. Detto questo, la terza cosa su cui vorrei indurre a riflettere è la moneta locale. Dato che potete avere tutte le migliori idee del mondo, tutte le proposte di legge che volete, ma se non c'è la copertura finanziaria non valgono niente. Sappiate che la moneta locale esiste in varie parti del mondo, ma vi fatto dettare qualcosa di matematico, quindi io direi che dovreste accodarvi alla giunta Appendino, che ha introdotto la giornata vegana nelle scuole e negli asili, e al netto delle battute, dato che siamo in Toscana, sappiate che un chilo di carne porta un impatto ambientale di 105, vuol dire 105 metri quadrati di foresta bruciati. Come che oltre che il Movimento per la Democrazia Diretta siamo un movimento per l'impatto ambientale spesso zero, e non è che lo fai solo con la raccolta differenziata, riflettete, fate le battute che volete fare, ma Auri, impatto ambientale, che cos'è? Simec? Lo c'è, sì, lo c'è, che è nato proprio da un'idea di ragazzi napoletani che si rifacevano ad Aurini. Però il Simec era molto più avanzato e ci sono comunque realtà nel mondo molto più avanzate. Ripetete su tutti i quattro punti che vi ho detto e se ripasso ci rivedremo. Grazie.